Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale. Sono Daniele e oggi voglio parlare con voi delle VIA o dei VIA su perché siano indispensabili per il tuo dropshipping business o comunque per qualsiasi tipo di business fai online. È forse uno dei punti cruciali per portare il tuo business a un livello superiore e cominciare davvero a espanderti. Quindi non ti perdere questo video. Ragazzi, eccoci qua, bentornati e torniamo a parlare di dropshipping su eBay, ma questo argomento si sviluppa su qualsiasi tipo di business, quindi dropshipping su eBay, su Shopify, su Facebook, su Amazon, business online di marketing, agenzie di marketing, qualsiasi tipo di business tu abbia o che tu abbia intenzione di iniziare, questo argomento è cruciale ed è importante che tu lo conosci fin dall'inizio. Di cosa sto parlando? Sto parlando del o dei VA, Virtual Assistant. Innanzitutto, se non mi conosci, sono Daniele, un e-commerce manager esperto di dropshipping sui marketplace, ma non solo. Iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato e metti like a questo video per aiutarmi. Grazie mille. Ragazzi, allora, è un argomento che io in Italia non ho forse mai sentito nominare, no, credo di no, ed è anche molto strano perché in Italia comunque c'è molta gente che parla di dropshipping, di business online, ma nessuno che parla dei fattori fondamentali che ci siano dietro l'organizzazione aziendale, perché ovviamente, ragazzi, fare dropshipping è un business come qualsiasi altro. Arrivato a certi punti dovete avere un'organizzazione aziendale, che una cosa è ovvio fare due ordini al giorno, tre ordini al giorno, un ordine al giorno, ma arrivato a determinati livelli dove inizi magari ad avere 100 ordini al giorno, 70 ordini al giorno, hai bisogno di un'organizzazione aziendale e un team. E proprio riguardo a questo, oggi ci soffermiamo a parlare dei Virtual Assistant, VA. Chi sono i virtual assistant innanzitutto? Come dice la parola, sono assistenti virtuali, cioè sono lavoratori che lavorano per te e che fanno le mansioni che tu gli dai. Qual è la differenza tra un lavoratore e un VA? Non c'è nessuna differenza. Si dice VA perché solitamente i VA sono persone di paesi dove la manodopera costa molto di meno, come ad esempio Filippine, India, questi paesi così, ok? Maggior parte sono filippini comunque. Ucraina, però già in Ucraina è più caro, ok? Va bene, lasciando stare questo fattore, ora arriviamo, durante il corso del video ti dirò esattamente quanto costano, come trovarli, quanti ne dovresti avere e come utilizzarli. Ma perché sono importanti? Perché ragazzi, a un certo punto voi non potete più lavorare da soli o comunque non potete voi concentrarvi sul vostro business se il vostro pensiero è mandare gli ordini, se il vostro pensiero è ordinare il prodotto dal fornitore, se il vostro pensiero è rispondere al cliente perché gli è arrivato il pacco ammaccato ed è arrabbiato. No, non è più quello, non è il vostro lavoro, va bene inizialmente. O va bene per piccole persone che non hanno intenzione di espandersi, ma non vedo il motivo. Ma se il tuo obiettivo è espanderti e creare una rete, creare un'organizzazione completa, tu non puoi sprecare il tuo tempo, non puoi spendere il tuo tempo rispondendo ai clienti o evadendo l'ordine o creando le etichette di reso, che questi sono alcuni esempi. Quindi hai bisogno di un team, delle persone che ti aiutano. Ora, tu mi dirai, ok, perché scegliere i VA e non trovare un team italiano, un team di dove sono io? Ci sono diversi motivi. Partiamo dal primo, che forse è quello che vi interessa di più. Prima cosa è il costo. Cioè, se voi dovete prendere un lavoratore in Italia, ovviamente avrà un costo significante che probabilmente la maggior parte di voi non si possono permettere, ok? Se iniziano da poco, quindi i VA hanno un costo drasticamente minore. Per farvi capire, un VA, un assistente dalle Filippine può guadagnare, quindi potete pagarlo, da un prezzo che varia dal 1,8 dollari all'ora fino ad arrivare a 4 dollari l'ora.
Già 4 dollari è il top per dirvi che è difficile pagare queste cifre, a meno che non si occupino di cose davvero specializzate. Ma solitamente il prezzo range è tra i 2 e i 3 dollari. 2,5 sarebbe l'ideale. Quindi stiamo parlando di una persona che full time vi lavora, quindi facciamo, non so, 40 ore a settimana per 100 dollari a settimana, quindi 400 dollari a mese. Dollari, quindi in euro vi costa, o in sterline in base a come operate, vi costa molto di meno. In euro saranno 340 euro, quindi per 340 euro potete avere una persona che lavora full time per voi. Questo è il motivo principale, ma ce ne sono anche altri, perché non è tutto concentrato sul prezzo. Facciamo qualche esempio. Il primo esempio è che la maggior parte di queste persone che lavorano nelle Filippine sono già persone specializzate nel dropshipping perché hanno molti anni di esperienza alle spalle. Quindi se voi andate a prendere un filippino VA, specializzato in VA, ci sono quelli specializzati su eBay, quelli specializzati su Facebook, quelli specializzati su Shopify. Quindi se per esempio fate dropshipping su eBay, vi trovate un VA specializzato su dropshipping eBay, saprà già utilizzare tutti i maggiori software di monitoraggio, di ricerca del prodotto, okay? Di customer service, saprà utilizzare eBay, saprà come fare il fulfillment, come inviare gli ordini da quasi tutti i fornitori, o come Amazon, AliExpress, eccetera. E se non conosce i fornitori, imparerà in fretta perché lungo ha l'esperienza alle spalle. Sa come utilizzare le piattaforme e soprattutto, ragazzi, soprattutto saprà parlare inglese. Perché io confido che dopo un anno di video voi abbiate capito che dovete espandervi in mercati esteri. E se non l'avete ancora capito, riguardatevi i miei video del canale. E ora, questo è forse ancora più importante dei soldi, perché vedete, io ho provato a cercare persone italiane, magari per darmi una mano. Il problema è che nessuno parla inglese. È pazzesco. Cioè, tu parli con loro. Tutti quanti dicono sì, io parlo inglese. Da 1 a 10 il mio inglese è 7, ma non hanno idea. Cioè, comprensione del testo e scrittura, niente, devono usare il traduttore. E questo è inconcepibile, ragazzi. E poi, cioè, vabbè, non voglio andare off topic e cominciare a parlare di cose che non c'entrano niente, però è inconcepibile. Tra l'altro, se vuoi imparare inglese, io ho fatto un video l'anno scorso, te lo lascio in descrizione su come io ho imparato l'inglese da solo. Vado a vedere, è molto interessante. Quindi questo è molto importante. Ora, un'altra cosa è che i vostri costi sono al netto, perché loro, lavorando come liberi professionisti, vi fanno una ricevuta, voi vi mandate i soldi e finisce là. Quindi non avete imposte, non avete altro, okay? Ci sono tutta una serie di cose. Poi sono persone che lavorano a orario, quindi essendo collaboratori non dovete dargli di forza lavorare 40 ore, 30 ore, ma lavoreranno le ore che servono e basta, e voi li pagate in base a quelle ore, quindi magari di meno, magari di più. Ma come tracciare questo tempo? Per tracciare questo tempo, ragazzi, esistono i time tracking, che sono dei software di tracciamento del tempo che ogni lavoratore può utilizzare. Ad esempio, io utilizzo Hubstaff per andare dargli un'occhiata, a un costo mi sembra di 8 euro al lavoratore a mese. E questo è un po' tutto. Ma dove trovare questi VA, ragazzi? Allora, i VA potete trovarli in diversi posti. Il posto più semplice è sicuramente i gruppi Facebook di dropshipping. Se voi andate in qualsiasi gruppo, parliamo ovviamente esteri, lingua inglese, di dropshipping, anche i gruppi dei software stessi, che come il gruppo di AWS troverete un sacco di persone che si offrono come VA. Ovviamente, vi ricordo, dovete fare un colloquio, dovete valutare queste persone, perché non perché sono VA, voi potete, insomma, prenderli così a casaccio, dovete comunque fare un colloquio, state comunque assumendo un team, state facendo outsourcing. Potete trovarli qui. Un altro posto dove potete trovarli è Fiverr, ma su Fiverr non ve lo consiglio perché i prezzi sono mediamente più alti. Ricordate, il range ottimale è tra i 2 e i 3 dollari, quindi se vi chiedono di più, fino a 4 dollari potete pensarci in base a quello che vi serve, se vi chiedono più di 4 dollari non ve lo consiglio. Quindi valutatevi su questo range. Altri posti dove potete trovarli sono siti di ricerca lavoro filippini. Cercherò di lasciarvi in descrizione se riesco a ritrovarli. Sono dei siti come ad esempio Subito per l'Italia,
dove le persone mettono gli annunci per cercare lavoro, ok? Potete vedere i loro curricula, potete vedere le loro esperienze e tutte cose per valutare, ok? Ci sarà il loro prezzo, li contattate, fate un colloquio e vi mettete d'accordo. Questo argomento, ragazzi, è molto importante, era un bel po' che volevo farlo, non avevo tempo per metterlo nella scaletta dei video. È indispensabile se voi volete espandere il vostro business, è importante. Se in qualsiasi campo operiate, considerate che con 1000 dollari al mese potete prendere tranquillamente 3 persone, o addirittura più di 3 persone per lavorare con voi e potete espandervi. Se non è nel vostro budget, potete spendere comunque anche una persona part-time, perché potete anche prenderla part-time e vi costerà 200 dollari al mese. Ora voglio dire, se voi state facendo, iniziando a fare business, 200 dollari al mese sono, mi sembra, sui 170 euro. Credo che tutti ce la possiamo permettere. Se non te la puoi permettere, allora concentrati prima a far crescere il tuo business. Se sei interessato, tra l'altro, a far crescere il tuo business, ricorda di visitare dropshippingchilometrizero.com per imparare dropshipping su eBay. Tra l'altro, iscriviti al canale, mi raccomando. E vorrei tanto sapere da voi le vostre opinioni, sia su questo argomento che su altri argomenti che vi interesserebbe sentire qua nel canale, perché ora, come vi ho detto nel video qualche giorno fa, sto tornando a regime e mi piacerebbe sapere da parte vostra quali argomenti vorreste sentire. Me li potete mandare via email o scrivere semplicemente nei commenti qua. Trovate tutti i contatti in descrizione. Grazie di avermi seguito, ci sentiamo alla prossima. Ciao!